Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco che è venuto qui a fare la trasmissione con noi e abbiamo anche l'amico Alberto che è qui che ci tiene d'occhio essenzialmente. E dopo parleremo anche un pochino di materiale che ha mandato Alberto. Intanto un accenno a fatti successi in questo ultimo periodo. Quelli che hanno fatto le porcate a Franco meritano solo disprezzo perché sono dei pezzi di merda e con i pezzi di merda non vale neanche la pena di passarci sopra. Cioè, di fatto delle infami non si dovrebbe neanche parlare, insomma. Offendere una persona disponibile, una persona che dà tanto, senza chiedere niente, senza essere pagata, rimettendoci di tasca propria, è da squalidi, da vermi, basta, insomma. Sì, infatti a considerare appunto a Chitoni, soprattutto il livello che hanno dimostrato con le loro lettere, cioè di fatto anch'io esprimo tutta la mia solidarietà a Franco, e logicamente Franco non può essere neanche paragonato minimamente a questi elementi così stupidi, così indegni, insomma. Chiuso qua il discorso e ricordatevi sempre che ogni volta che una voce muore all'interno di un sistema sociale, muore un pezzo di sistema sociale, perché io con Franco mi scanno moltissimo e mi arricchisce proprio scannandomi, come con qualsiasi persona con cui mi scanno, mi arricchisco. Ogni volta che muore qualcuno con cui ti scanni, con cui entri in contraddizione, con cui costruisci qualcosa, muore un pezzo di noi, ricordiamocelo sempre questo. Sì, è proprio fondamentale appunto rispettare le persone, soprattutto le persone che più si impegnano a portare avanti delle tematiche. Ci possono essere delle tematiche non condivise, però l'importante è che ci sia l'onestà, la correttezza, la coerenza delle persone che le porta avanti. E questo a Franco bisogna riconoscere la coerenza, la fedeltà, il coraggio, l'impegno e la volontà. Per cui chiuso qui questo argomento, prendiamo la nostra trasmissione che è come ogni giovedì magia, stregoneria e paganesimo. E io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è via delle Vignole 4 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un indirizzo postale, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Dunque c'è un annuncio, l'istituto è riuscito a mettere a punto delle edizioni economiche sia del Libro dell'Anticristo, sia del Sentiero d'Oro, sia del... ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, che sono tre testi abbastanza importanti. Bene, riusciamo forse a darli fuori per 15.000 lire, lasciandoli qui in cooperativa. Per cui se a qualcuno interessa, fra poco metteremo fuori. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che stampiamo tutte le copie. Sono in formato A3, per cui in formato grande, formato giornale, però è sintetizzato l'intero discorso. Sì, beh, no, le opere sono complete, logicamente giocando sull'impaginazione, cioè su caratteri tecnici e tipografici, siamo riusciti a contenere il costo della stampa, che è la cosa più fondamentale, e avere le opere integrali, tenendo conto che appunto fra poco uscirà anche in edizione economica Gesù di Nazareth e l'infamia umana, e usciranno anche le prime tracce della trasmissione da novembre 96 a marzo 97, poi usciranno anche le altre tracce. Infatti, per le altre tracce poi elaboreremo anche i vari periodi. E a proposito dei periodi, ricordate, oggi concludiamo il periodo storico, concludiamo l'operazione di stregoneria che va dall'800 al 1789. Vorrei ricordare, per chi non se ne fosse reso conto, che in stregoneria c'è un principio fondamentale, cioè che è il parallelismo fra il microcosmo e il macrocosmo. Che cos'è? Il microcosmo non siamo altro che noi come persone, il nostro fare, il nostro agire quotidiano. E il macrocosmo non è altro che l'oggettività in cui viviamo, è il mondo nel suo insieme. Per cui quelli che sono i processi che portano dall'800 fino al 1789 di uscita dall'orrore, in realtà sono gli stessi processi che ogni individuo fa per costruire se stesso, per ingrandirsi e per ingigantirsi. Chiaramente hanno altre dinamiche, però grosso modo il parallelismo è uguale. La trasmissione di oggi è l'ultimo capitolo e parla del XVIII secolo, che è il secolo del risveglio sociale. In quel secolo c'è l'uscita dall'orrore, nel senso che le persone non vengono più bruciate, non si impone più violentemente la religione comincia a non essere più religione di Stato, comincia a essere religione individuale, e a poco il comando sociale si stacca dal controllo militare della Chiesa Cattolica. E proprio nel XVIII secolo prendiamo ad esempio quattro episodi fondamentali. Uno è la proclamazione dell'indipendenza americana, il secondo è il primo sindacato operaio in Inghilterra,
Poi l'abolizione della schiavitù in Austria, ricordatevi sempre che i cristiani hanno sempre detto che loro hanno sconfitto il paganesimo perché loro erano contro la schiavitù. In realtà l'abolizione della schiavitù in Austria, che è uno dei paesi più vicini, avviene nel 1780, per cui era solo una cazzata quella che dicevano. E infine l'ultimo episodio, che è la Rivoluzione francese. Vi leggerò anche i filosofi di questo secolo, così concludiamo oggi tutto quanto il percorso e della prossima volta parleremo dei paganesimi. Paganesimo Urrita, il paganesimo dei Baschi, il paganesimo Magiaro, il paganesimo Lettone. Cioè alcuni piccoli paganesimi che ci permettono di costruire che cos'è il paganesimo come religione, come sentire. Bene, vado Francesco. Sì. Il XVIII secolo è il secolo in cui la stregoneria porta a termine la sua opera di trasformazione. Gli esseri umani hanno cominciato a determinare se stessi davanti al mondo e reclamano il proprio diritto all'esistenza, al proprio diritto di determinare la propria esistenza. Non tutti gli esseri umani raggiungono questo. Le discrepanze sono sempre notevoli e l'assoggettamento della Chiesa Cattolica è sempre feroce sulle masse degli esseri umani indifesi. Ma questi cominciano ad organizzarsi, cominciano a capire i meccanismi attraverso i quali rimuovere gli ostacoli alla fondazione del proprio divenire. Lo sviluppo della libertà non è uno sviluppo lineare, a volte avanza, a volte si ferma, a volte sembra arretrare per riprendere l'avanzata su piani e obiettivi diversi. A volte si formano spinte poderose, a volte ci sono dei tremendi arretramenti sulla via per la costruzione della libertà del divenire. Una bandiera viene innalzata ed ecco che dopo la prima spinta quella bandiera diventa un ostacolo per la costruzione del divenire umano. Quella bandiera deve essere abbattuta per innalzarne un'altra. Soddisfare un bisogno è sicuramente un avanzamento nella strada della fondazione del divenire, ma subito forze prepotenti dicono: ecco, avete avuto la soddisfazione di quel bisogno, adesso basta, fermatevi, prostratevi. Qualcuno lo fa, altri prendono in mano un'altra bandiera per riuscire ad imporre la soddisfazione di altri bisogni. Molti esseri umani si fanno Prometeo per tenere acceso il fuoco della speranza umana. Altri esseri si fanno Saturno e Apollo per insegnare agli esseri umani l'arte per coltivare il proprio futuro. Con questo secolo si conclude un aspetto della strategia degli stregoni, che nati dalla distruzione del paganesimo, ora possono ricostruire il paganesimo. Non si viene più bruciati perché si tenta di leggere le carte, perché si ascoltano le fonti, perché ci si fa trasportare dal sussurro del bosco. Non si viene più bruciati perché si vola su una scopa, ma nemici terribili si affacciano al divenire umano. Nemici che devono essere riconosciuti e combattuti. Ma la strategia è diversa. Le determinazioni per le quali si esercita la propria libertà sono diverse, ma non meno totalizzanti, non meno terribili. Veniamo a questo secolo in cui individuiamo quattro episodi significativi. Primo fra tutti la Rivoluzione americana. Per la prima volta nella storia un paese colonizzato impone il riconoscimento della propria esistenza al colonizzatore. Per la prima volta non solo c'è una guerra vittoriosa nei confronti del colonizzatore, ma c'è da parte del colonizzatore il farsi Stato, dandosi una struttura giuridica. Per la prima volta una grande potenza europea è costretta a riconoscere l'indipendenza di una colonia abitata da genti diverse. Costoro massacreranno gli indiani. Sarà uno degli ultimi paesi che abolirà non solo la schiavitù, ma il ben più pericoloso razzismo. Sarà una nazione che si macchierà di delitti immani contro l'umanità. Ma in questo secolo, nel XVIII secolo, sarà un esempio di libertà e di autodeterminazione. Dopo degli Stati Uniti, Simon Bolivar, dal 1783 al 1830, distruggerà il colonialismo in America Latina, per cui c'è un processo a valanga che avviene. Nel 1776 c'è un altro avvenimento fondamentale nella costruzione del divenire umano ed è la fondazione del primo sindacato operaio in Inghilterra. Per la prima volta nella storia si costruisce un'organizzazione di coloro che vendono la propria capacità di lavorare per meglio difendere i propri diritti nei confronti di chi utilizza la loro capacità di lavorare. Organizzazioni di arti e di mestieri ce ne sono state molte nel corso della storia, ma erano organizzazioni mercantili con un peso economico non indifferente all'interno del sistema sociale. In questo caso è lo schiavo, l'elemento più basso del sistema sociale, che rivendica il diritto al rispetto e al miglioramento delle proprie condizioni di vita.
Le sue condizioni di vita miglioreranno solo quando il capitale avrà necessità di costruire dei consumatori in grado di acquistare i suoi prodotti, ma la formazione del primo sindacato operaio è un atto di volontà davanti al sistema sociale e la determinazione della propria esistenza e dei propri diritti, i diritti del più debole davanti al più forte. Ci sono percorsi di sviluppo, alcuni luminosi, altri miserabili, ma sempre volti a sviluppare la libertà all'interno dei sistemi sociali, migliorando le condizioni di vita e di esistenza degli esseri umani, più deboli all'interno del sistema stesso. Ricordiamo che la stregoneria e il paganesimo possono esistere solo là dove ci sono delle buone condizioni di vita, dove la gente non è disperata. Se la gente è disperata, la stregoneria e il paganesimo devono lavorare per uscire dalla disperazione, perché c'è sempre un principale e un secondario. La costituzione del primo sindacato è la determinazione del diritto all'esistenza del più debole davanti al più forte. La Chiesa Cattolica ingaggerà l'ultima grande lotta a morte per distruggere il carattere di determinazione degli operai salariati. Per la Chiesa Cattolica gli operai salariati devono supplicare, non devono rivendicare. Per la stregoneria gli esseri devono rivendicare sviluppando le proprie determinazioni ed esercitando la propria volontà. Ricordiamo che Giovanni XXIII, il cosiddetto Papa Buono, fece una lotta ferocissima contro i preti operai. Lui aveva paura che la Chiesa si sputanasse con gli operai. Il terzo fatto che vogliamo accennare del XVIII secolo è l'abolizione della schiavitù. Il cristianesimo ha passato 1600 anni ad affermare che, a differenza del paganesimo, egli voleva l'abolizione della schiavitù. In realtà questo non è mai stato vero. È vero che Seneca, l'istruttore di Nerone, aveva messo a punto degli scritti per l'abolizione della schiavitù. Il cristianesimo ha interrotto il processo di abolizione della schiavitù, permettendo la sua esistenza, aggravandola attraverso il razzismo fino al XX secolo. Il primo paese che abolisce la schiavitù in modo significativo è l'Austria, che l'abolirà nel 1780. Il processo di abolizione della schiavitù sarà un processo molto lungo e avverrà quando i padroni troveranno più utile prendere gli esseri umani e costringerli a lavorare, quando loro serve scaricando il loro mantenimento, quando a loro non serve, all'interno del corpo sociale. L'abolizione della schiavitù produrrà la miseria che conosciamo nel terzo mondo, in quanto la schiavitù è stata alimentata attraverso il saccheggio delle relazioni fra gli esseri umani e il loro circostante ad opera dei missionari cristiani che hanno spalleggiato gli eserciti che razziavano gli schiavi, eserciti con soldati cristiani asserviti a nazioni che facevano del cristianesimo la religione di Stato. Il processo di abolizione della schiavitù sarà un processo lungo. L'Inghilterra l'abolirà nel 1833, la Francia nel 1848, l'Olanda e gli Stati Uniti nel 1863, la Spagna nel 1880, il Brasile nel 1888, stiamo parlando a livello giuridico, È stata abolita ufficialmente, ma vive ancora oggi in forma più o meno clandestina. Ancora nel 1932 si accertò che la schiavitù era ancora riconosciuta giuridicamente in Arabia, in Etiopia e, guarda caso, nel Tibet. Uno degli obiettivi del Dalai Lama potrebbe essere proprio quello di ripristinare la schiavitù nel Tibet. Per questo motivo va molto d'accordo con Wojtyla. Un altro percorso, dopo 1600 anni, si avvia a concludersi nonostante le resistenze del cristianesimo. Il cristianesimo alimenterà il razzismo, continuerà ad alimentare l'odio antiebraico e contro quei pezzenti indiani e cinesi. È vietato l'accesso ai cani e ai cinesi, si leggeva. In questi paesi si è potuta abolire la schiavitù solo perché si è limitata l'influenza della Chiesa Cattolica negli Stati. Anche questo è un risultato ottenuto limitando l'interferenza dell'orrore cristiano. Infine, l'ultimo episodio che cambia la velocità e il divenire umano è della Rivoluzione Francese. La determinazione dei settori più deboli del sistema sociale esplodono determinando se stessi e il loro divenire. In molti modi si può leggere la Rivoluzione Francese. Molte sono le motivazioni e le cause che la determinano, ma a noi interessa mettere in rilievo il suo lato magico, l'esplosione della determinazione soggettiva dei settori sociali più deboli. Il terzo Stato reclama il diritto a determinare la propria esistenza. Il primo e il secondo Stato, rappresentanti della nobiltà e del clero, il clero si oppone a migliorare le condizioni di vita degli esseri umani.
il clero è il primo nemico della rivoluzione francese. Il clero non si oppone a sostituire la nobiltà con la borghesia. Il clero sa che questo è nell'ordine delle cose. Ciò che il clero non può tollerare sono i principi ispiratori della rivoluzione francese. Il principio di uguaglianza, fraternità e libertà sono principi intollerabili per la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica intende la libertà come la propria attività nel mettere in ginocchio gli esseri umani. L'uguaglianza deve essere imposta a tutti gli uomini affinché siano ugualmente uguali, siano ugualmente in ginocchio davanti al pazzo di Nazareth. Infine, l'uguaglianza fra gli uomini è intollerabile a meno che l'uguaglianza non sia fra gli schiavi sottoposti al loro padrone. La rivoluzione francese imporrà quei principi agli strati sociali più forti. I principi vengono imposti al clero e alla nobiltà, non ai poveri. Quei principi vengono imposti anche tagliando le teste di nobili e appartenenti al clero, quelli stessi che trafficavano in carne umana quando detenevano il potere. Il concetto di giustizia era imposto al più forte socialmente, non era imposto al più debole, e questo va sottolineato almeno un milione di volte. Il vento napoleonico porterà le trasformazioni in giro per l'Europa. L'orrore cristiano che aveva operato dall'Ottocento fino ad allora era costretto a scendere in difensiva. L'orrore del suo Dio e del suo profeta era ormai riconosciuto. Ci vorranno certo molte generazioni, molte lotte, molte trasformazioni, ma il processo era ormai irreversibile. Il sistema sociale aveva generato gli anticorpi per produrre una nuova sequenza di mutamenti. Gli stregoni erano chiamati a sviluppare il proprio potere in altre direzioni, erano chiamati a cavalcare diverse sequenze di mutamento, ad esercitare la loro caccia d'agguato per sviluppare altre cose. Ma questa è un'altra storia. Sì, ricordo sempre che siete all'ascolto della trasmissione di Radio Gamma 5, Magia, Paganesimo, Stregoneria. E fra poco daremo il via alle telefonate, chi vorrà intervenire interverrà telefonando allo 049 700 700. Ricordo sempre che le telefonate sono libere, che vanno sempre in diretta, di conseguenza ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Grazie Francesco, niente. Tu è libero, però io sono libero anche di buttarli giù. Soprattutto chi si comporta male. Per il momento ci battiamo solo sul telefono giù. Va bene. Parliamo dei secoli, dei filosofi in questi secoli. Più che dei filosofi, cioè parlerò sì dei filosofi, però parlerò quelli che vanno ad incidere sul che vanno a trasformare la magia in, cioè le idee, cioè la magia in idee. Nel secolo scorso, in trasmissione scorsa, vi ho parlato di quei filosofi che hanno trasferito le idee all'interno del sistema giuridico, cioè le idee di libertà che nascevano dalla gente, che nascevano dai bisogni delle persone, dalle azioni degli stregoni, dalle azioni del libero pensiero, dalle azioni di tutti i filosofi, dovevano essere trasformate in sistema giuridico. E l'altra volta vi ho fatto quel tipo di filosofi che appartengono, sono caratteristici del XVII secolo, cioè il 1600. Oggi invece abbiamo la stabilizzazione, cioè nel XVIII secolo c'è la stabilizzazione di questi principi. Vediamo un po'. Il primo è Voltaire. Più che un filosofo è un poeta e uno scrittore drammaturgo. La sua importanza, più che sullo sviluppo del pensiero in sé, si deve al suo trattato sulla tolleranza. Attraverso le sue commedie diffonde il pensiero a strati sempre più ampi della popolazione francese. Non si tratta più di discussioni accademiche, ma di rappresentazioni teatrali cui assistono migliaia di persone. Migliaia di persone discutono di cose diverse, dalle prediche dei parroci dal pulpito. Migliaia di persone affrontano nella vita quotidiana cose più vicine alle commedie voltairiane che alla necessità di sottomissione della Chiesa Cattolica. Proprio perché la Chiesa Cattolica è un potere in Francia, appare sempre più evidente la dislessia fra propaganda per sottomettere gli esseri umani più deboli e il disprezzo che per quei principi propagandati ne hanno le gerarchie religiose. I principi dei libertini e degli illuministi acquistano spazio sempre maggiore nel pensiero degli esseri umani. Voltaire non frequenta la gente, frequenta il comando sociale col quale tratta e al quale presenta la convenienza della tolleranza piuttosto che l'arroganza del possesso. L'assassino di Jean Calais, compiuto dal tribunale di Tolosa il 9 marzo del 1762, lo coinvolgerà in una diatriba sulla tolleranza che toglierà ogni argomento ai cattolici per massacrare i loro nemici e i loro avversari.
Il Dio assoluto al quale i cattolici innalzano i roghi, su cui bruciare gli adoratori di speranza e libertà, verranno a poco spenti. Voltaire, come quasi tutti i filosofi di questo secolo, porrà le basi per la Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese altro non sarà che un farsi divino degli esseri umani, mentre dilatano se stessi liberandosi dal giogo dell'orrore cattolico. La libertà di esprimere un pensiero in dissenso a quello del Dio assassino, la libertà di percepire e considerare i bisogni, i desideri e i sentimenti di chi viene massacrato a Sodoma e Gomorra, con Voltaire diventerà un diritto fondamentale degli esseri umani. David Hume, 1711-1776, è uno scozzese che ama la filosofia pur studiando giurisprudenza ed economia. Diventa anche sottosegretario di Stato in Inghilterra, il che significa che il suo peso dottrinale non viene riconosciuto dagli accademici, non solo viene riconosciuto dagli accademici, ma entra nelle direttrici fondamentali per la formazione delle leggi. In altre parole, il suo pensiero viene tradotto, sia pur con tutte le mediazioni possibili, in sistema giuridico. Cosa significa questo? Che il pensiero di Hume, per quanto oggi sia discutibile, è un pensiero antidogmatico. Pertanto non possono esserci leggi dogmatiche se non come mediazione fra una situazione preesistente e il cambiamento che l'antidogmatismo propone, dunque un cammino verso un sistema giuridico più liberale. Le vicende della vita di Hume sono interessanti, ma non fondamentali. Lo sviluppo del suo pensiero è abbastanza lineare nel corso della sua vita e porta ad influenzare altri grandi pensatori del suo tempo, primo fra tutti Rousseau, che lo sopporta fino ad un certo punto. Cioè, viceversa, Hume non sopporta Rousseau, lo caccia di casa. Kant è uno degli economisti del suo tempo, tale Adam Smith. La filosofia di Hume prende il via dalla filosofia di Locke, ma assume una struttura propria. Dice: la fonte dell'ordine e della relativa regolarità del mondo è solo nella natura umana e la stessa relazione causale non ha nessuna necessità oggettiva. L'attesa dell'effetto dopo la causa nasce solo dalla credenza, un sentimento naturale che non ha altra garanzia oltre quella fornita dall'abitudine e dalla fiducia nell'uniformità della natura. In altre parole, Hume scopre il mondo come descrizione. I meccanismi causa-effetto sono quelli descritti e l'attesa dell'effetto dopo la causa è solo perché noi descriviamo la causa e attendiamo per abitudine l'effetto. Questo può avvenire soltanto se la descrizione copre tutte le cause atte a produrre quell'effetto. In caso di variabili sconosciute, noi attendiamo un effetto e invece si dimostra un effetto diverso. Da qui la necessità di ampliare la descrizione del mondo. E quando in stregoneria diciamo che bisogna sviluppare il sapere e la conoscenza, serve per ampliare la descrizione del mondo, perché è l'unico modo che noi, col quale noi possiamo affrontare le cause magiche del mondo. Vedo sbuffare i miei amici qua in radio. Ciao Alvise. No, Hume afferma che il desiderio degli esseri umani è quello di aspirare alla felicità, ma non alla propria felicità in quanto esseri separati, ma alla felicità dell'intero corpo sociale, di cui il singolo essere umano è parte. Questo non è poco, se contrapposto all'egoismo cattolico di se stesso, uguale a Dio e tutti gli altri in ginocchio. Accenno inoltre al concetto di Dio in Hume. Per lui non esiste una giustificazione per la quale gli esseri umani debbono credere nell'esistenza di un Dio creatore. Tale credenza, secondo Hume, deriva da sentimenti di paura e speranza radicati da sempre nella natura umana. In altre parole, Hume si avvicina al concetto reale secondo cui il concetto di Dio altro non è che violenza attraverso la quale si costringono gli esseri umani al condizionamento educazionale. Per questo ci vorranno molti altri cambiamenti. Hume svilupperà anche numerosi scritti di economia, trattando di moneta, tasso di interesse e commercio internazionale. Concludendo, Hume attribuisce in modo determinante allo sviluppo del pensiero di questo secolo. In modo particolare, il suo pensiero diventa punto di riferimento nella trasformazione del comando sociale, che è costretto ad aumentare i margini di libertà degli esseri umani. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Se in filosofia si volesse usare una definizione popolare come matto o come un cavallo, attribuendo ad un pensatore, questa sarebbe adatta per definire Rousseau.
perché effettivamente è matto come un cavallo. Matto nel significato popolare lo era in tutte le manifestazioni della sua vita, e non poteva essere diversamente vista la costruzione filosofica che è riuscito a produrre. I filosofi affrontano i meccanismi del pensiero, lo rinnovano con intuizioni notevoli, ma subito questo nuovo pensiero diventa moda, diventa un modo attraverso il quale apparire e divertire nei salotti buoni, fra gente che non ha nulla da fare. Al pensiero si strappa il dente della furia innovatrice e lo si trasforma in un contenitore vuoto. Quando l'operazione sembra riuscita, ecco apparire un rosso, il quale ha paura di una cosa sola, che qualcuno gli metta le briglie, costringendolo a tirare il suo carretto. Se un filosofo per la carica di dinamite con la quale distrugge le convenzioni del suo tempo, Rousseau deve essere apprezzato per aver trascorso la vita a fabbricare cariche di dinamite. È diventata famosa la sua frase: Rousseau non ha scoperto nulla, ma incendiato tutto. In pratica ha reso vivo e importante il pensiero che, stanco e morente, aveva perso la sua capacità propositiva e innovativa. Riassunto in questo modo la sua vita, passiamo ad annaspare nei suoi concetti, perché si tratta proprio di annaspare in Rousseau. Innanzitutto Rousseau attacca il concetto di natura sviluppato dalla scienza. Per gli scienziati la natura è un meccanismo vuoto. Infatti la natura è un essere vivente, la natura è fuoco, la natura è vita in trasformazione continua, la natura è furore. Dice Rousseau: la natura vivente è un flusso che si manifesta nell'uomo, nell'infallibilità dell'istinto e nella forza travolgente del sentimento. E ancora, è la società col suo mortificante intrigo di convenzioni e di leggi che rende l'uomo schiavo di bisogni e di obblighi artificiali, e perciò egoista e malvagio, inquieto e infelice. Anche se questi principi sono conosciuti, vi sto facendo una bella iniezione di concetti e di palle, ne avete due palle, ascoltate, dovete ascoltarmi fino alla fine sto giro. Anche se questi sono principi, d'altronde ricordatevi sempre che le trasformazioni alchemiche sono caratterizzate da due cose fondamentali. C'è la sistematicità, cioè la noiosità del movimento continuato, e il sapere, cioè la diversità del sapere, che avviene. Che la ripetizione dell'esperimento la continua finché l'esperimento riesce. Esatto. Per cui la noia fa parte della stregoneria. Ricordatevelo sempre questo, che poi non è noia, è un altro aspetto. Tutto questo Rousseau tenta di esprimerlo nel suo contratto sociale, nel quale gli impone alle istituzioni sociali il dover essere. In altre parole, Rousseau indica i doveri alle istituzioni, i doveri dai quali le istituzioni non possono debordare. Siamo davanti ad una trasformazione storica. L'istituzione non è più emanazione del Dio padrone del mondo. Ciao To! Ciao! Oggi è giorno di visite! L'istituzione non è più emanazione del Dio padrone del mondo, ma è libero contratto fra i cittadini, come indicato in Locke. Dimmi. Ma da quando che mi non lo sapevo? Pensa addirittura dal 1775. Vero, non si era mai detto nessuno questo. Porca miseria. C'è qualcuno che sta protestando, ha scoperto qualcosa di nuovo. Allora, l'istituzione non è più emanazione del Dio padrone del mondo, ma è libero contratto fra i cittadini, come indicato in Locke, per diventare in Rousseau esecutrice di doveri imposti dai cittadini. E qui vorrei che qualcuno facesse un po' di analisi mentale. Rousseau abbandona i figli avuti con Marie-Thérèse Levasseur in orfanotrofio, incapace di svolgere la propria funzione, ma in Emilio esprime il concetto fondamentale sull'educazione. Educare significa lasciare che la natura agisca, e il miglior maestro è quello che non fa sentire la propria presenza e si affida alle forze naturali. L'ammaestramento e la correzione del fanciullo. Ci abbiamo una dislessia molto grossa fra ciò che si vorrebbe essere e ciò che si può essere. È un primo passo nei concetti dell'educazione, un buon passo fino ad arrivare là dove l'educazione va fatta solo agli esseri umani adulti. Sono gli esseri umani adulti che devono autoeducarsi continuamente. I fanciulli crescono imitando il processo di trasformazione. Il fanciullo non è più il piccolo pazzo del razionalismo volteriano.
Ogni età ha le sue perfezioni e il bambino deve vivere sciogliendo le briglie alle esuberanti energie della sua età, fortunata in attesa che la natura provveda, secondo tempi che non tollerano forzature, a trasformarlo in uomo. Beh, avrei parecchie cose da dire su questo. Con questo Rousseau esprime un concetto d'urgenza, di impellenza sociale, al rispetto per il divenire del bambino, i suoi diritti anteposti alle esigenze degli adulti. È un primo passo, un passo più intellettivo che non come prodotto delle sue mani, ma è un passo fondamentale. Nel momento in cui i cattolici, gestendo gli orfanotrofi, guadagnano vendendo bambini ai loro sfruttatori. Ricordiamo che il traffico di bambini era una normalità per i cattolici. Bene, vi annoierò ancora un pochino perché ne ho ancora due filosofi. E questo è Beccaria, Cesare Buonesanta, conte di Beccaria, 1738-1794. Dopo vi racconto una cosita quando ho finito di leggere, perché voi pensate che io vi sto annoiando leggendolo, ma io credevo di essere furbo per fare questo lavoro. Mi sono 4 mesi che mi sono fatto il mazzo, Anche Beccaria, come Voltaire, non è un filosofo, ma si può considerare un riformatore del sistema giuridico, colui che partendo dai principi filosofici del suo tempo lavora per trasformarli in norme giuridiche. Perché lo vogliamo annoverare fra i filosofi del secolo? Perché la sua opera, insieme a quella di altri, contribuisce a cambiare il concetto di giustizia rispetto al concetto assolutista dell'essere umano, quale proprietà assoluta del Dio e dei suoi rappresentanti in terra. Nel suo dei delitti e delle pene non si schiera contro il reo, ma contro le istituzioni, contro il loro modo di intendere la giustizia. Beccaria altro non fa che tentare in questo settore di mettere in pratica le linee filosofiche di Rousseau, Locke e Hume. Egli traduce i principi filosofici in attuazione pratica e modificazione sociale. Quali sono gli elementi rispetto ai quali prendere posizione? Innanzitutto è contro la pena di morte, cosa assolutamente inconcepibile per la Chiesa Cattolica. Ricordiamo che solo da qualche anno è stata abolita la pena di morte nello Stato del Vaticano. È contro la tortura, cosa inconcepibile per la Chiesa Cattolica che ha costruito il proprio sistema giuridico sul diritto di torturare gli arrestati. È contro la graduazione delle pene in base allo stato sociale del reo, cosa inconcepibile per la Chiesa Cattolica che si ritiene, in quanto emanazione del suo Dio, padrona degli esseri umani e ritiene che i suoi membri possono commettere qualsiasi azione senza soggiacere a nessuna pena. Gli esseri umani per lei sono solo bestiame che devono sottostare a qualunque angheria che lei gli impone. La Chiesa Cattolica, come un buon padre, si ritiene in dovere di stuprare i propri figli. Ricordo che non risponde alle telefonate. Beccaria è contro le prigioni anguste e malsane, cosa inconcepibile per la Chiesa Cattolica. Per la Chiesa Cattolica una pena detentiva deve essere una costante tortura per il poveraccio e pertanto deve costruire condizioni invivibili per il condannato. Beccaria è contro il sistema giuridico congegnato in un modo tale che il reo non può dimostrare la sua innocenza, cosa inconcepibile per la Chiesa Cattolica, in quanto nel suo sistema giuridico qualunque persona lei accusa è necessariamente colpevole e pertanto si ritiene in dovere di torturarla per dimostrare le sue accuse. Beccaria si oppone alle iniquità più vistose del sistema giuridico. Proprio nel far questo inizia un processo di trasformazione che porterà ad intendere la giustizia in un modo diverso, anche se questo non avviene in tutte le nazioni e in tutte le situazioni. Ma ormai possiamo dire che il processo, con tutte le contraddizioni, è irreversibile. Questa è la grande rivoluzione di Beccaria. Egli risponde a sollecitazioni che vengono dal corpo sociale trasformandolo in un sistema giuridico. Il suo successo porterà all'avvio di molte trasformazioni. Un sistema sociale più vivibile permette lo sviluppo geometrico della stregoneria e la rinascita del paganesimo. E infine l'ultimo pazzo ed è Immanuel Kant, 1724-1804. Per parlare di questo filosofo dovremmo perdere molte pagine e molti scritti. Per quanto interessa a noi di Kant, accenniamo soltanto alla critica della ragion pura, nella quale dimostra come non esistono prove dell'esistenza del Dio creatore, ma esiste solo un'accettazione soggettiva. Egli afferma che non esiste nessuna prova dell'esistenza di Dio, ma che lui ci crede perché desidera crederci. Qualche secolo prima lo avrebbero bruciato, ma ormai i tempi sono cambiati. Gli uomini hanno cambiato la sequenza dei mutamenti e proprio perché è cambiata la sequenza dei mutamenti, Kant può seppellire l'idea biblica di Dio. Con Kant Dio è morto, ma come ogni morto, quando imputridisce, infetta l'intero corpo sociale.
Così si racconta una verità nell'università e un'altra verità al bestiame del gregge. Dopo Kant e dopo la Rivoluzione francese, nulla è più come prima. I mutamenti si susseguono veloci e diversi, tanto da sembrare che non ci siano collegamenti con le trasformazioni precedenti. Anche se noi abbiamo accennato ad alcune figure di filosofi, noi siamo debitori a milioni e milioni di individui che hanno sorretto le idee, i pensieri e i bisogni della gente, di cui i filosofi hanno rappresentato solo una minima parte. Le idee dei filosofi sono nulla se non fossero state supportate dall'energia vitale e dal potere di essere di milioni di persone che hanno alimentato le linee di tensione, trasformando queste in idee e i bisogni che rappresentavano in idee e in bisogni divini. Anche se il filosofo appare come artefice, in realtà egli è il prodotto delle tensioni degli esseri umani e del divino di cui costoro sono portatori. Anche se il filosofo appare come un gigante, in realtà il vero gigante è il potere divino, di cui sono portatori gli esseri umani nel fondare il proprio divenire nell'eternità. In questo momento noi fermiamo la nostra analisi storica. In questo momento si conclude la più grande operazione che gli stregoni hanno messo in atto, convogliando bisogni e fare umano per fondare il principio libertà. Da qui in avanti verranno formandosi altre strategie, altri percorsi che verranno alimentati, perché il cammino di libertà non può permettersi nessuna interruzione, pena la distruzione del divenire eterno della nostra specie. Da questo momento in poi è possibile la rinascita del paganesimo. Dalla rivoluzione in avanti, dalla rivoluzione francese in avanti, le linee di tensione alimentate dagli stregoni portano in quella direzione nuove teorie, nuove percezioni, nuove idee, tutte volte ad ampliare la libertà nella quale il politeismo fonderà il proprio divenire. E il politeismo stesso saranno le tappe e i momenti di nuove prospettive, qualora il politeismo tenterà di appropriarsi degli esseri umani, anziché essere espressione dei bisogni degli esseri umani. Bene, io ho finito la mia fatica, voglio dire solo una cosetta. Quando io ho cominciato questo lavoro, fine della primavera, ho detto guarda che bella furbata, mi preparo una quindicina di trasmissioni e me la cavo. Ho dovuto studiare 6 mesi per fare questo lavoro. Questo lavoro ve l'ho presentato, vi ho annoiato, ma se voi lo prendete questo lavoro e ve lo guardate tutto insieme, vedrete la grandiosità delle trasformazioni che sono avvenute. E qui io lascio la parola a Francesco. Beh, io ricordo qualche appunto... minuto. Sì. Beh, ricordo che chi vuole intervenire può chiamare allo 049 700 700 e nel frattempo aggiungo alcune cose. Una cosa appunto che voglio integrare Claudio è che proprio in questo secolo per la prima volta si è formata la parola politeismo, cioè nel senso che nel questo secolo per la prima volta è stato formulato a livello teologico, a livello dottrinario, a livello di filosofia la parola politeismo, cioè la parola politeismo viene da questo secolo, cioè non è una parola precedente ed è proprio frutto dell'elaborazione continua per modificare le cose e per trovare dei termini che potessero manifestare le cose nuove di cui c'era bisogno ricollegandosi alle cose antiche. Per fare un esempio di questo ricollegamento con le cose antiche, vorrei prendere ad esempio alcuni simboli della Rivoluzione francese. Ad esempio, uno dei caratteristiche proprio dell'abbigliamento della Rivoluzione francese era ad esempio il berretto frigio. Beh, il berretto frigio era il berretto che portava il dio Mitra. Il dio Mitra è una divinità utilizzata nell'ultima fase dell'impero romano e veniva utilizzata per combattere a fondo dal punto di vista del culto il cristianesimo. E qualche studioso e qualche storico ha affermato che se il mondo non all'epoca dei Romani non fosse diventato cristiano, sicuramente sarebbe diventato un mondo seguace di Mitra. Mitra era fondamentalmente il dio delle legioni romane e soprattutto era il dio delle legioni che erano rimaste ancora attaccate al paganesimo. Culti del dio Mitra se ne trovano ad esempio ancora ad esempio nelle nostre zone, insomma. E questo già è significativo che loro hanno scelto come abbigliamento il berretto frigio, che era il berretto di questo dio. Altre cose che ad esempio la Rivoluzione francese ha preso, ad esempio il termine ad esempio, della Dea Ragione, ad esempio già il bisogno di definire come una divinità la ragione è già significativo di un ricollegamento col paganesimo. Il fatto stesso ad esempio del continuo riferimento nella Rivoluzione francese allo stato civico romano, cioè la funzione civica. Difatti Roma, non la Roma dei papi, ma la Roma degli imperatori, la Roma dei pagani, la Roma prima che dell'impero, cioè la Roma della fondazione, è stata proprio presa come esempio di stato civico, di comportamento civico. Ciao, ma io ho sentito adesso per la radio, l'ho accesa adesso. Pronto? Sì. Pronto, mi senti? No, ma non funziona più questa trasmissione. No, funziona, vai. Come? Funziona, vai. No, niente, volevo sapere, ma è chiuso il contatto che si può avere con te oppure è soltanto una sospensione momentanea? Perché? Non stai parlando in questo momento?
No, io ho appena acceso la radio perché sono tornato al lavoro. Sì. E ho sentito che si conclude ora la vostra no, esperienza. No. Appunto. Si conclude il ciclo. Ah, ma voi continuate? Certo, certo. Ah, ecco, basta, questo devo sapere. Va bene, niente. Grazie. Ciao. Sì, forse appunto Claudio intendeva dire un ciclo di trasmissioni riferite a un particolare argomento. Poi gli argomenti prossimi saranno gli argomenti del quaresimo. C'è Francesco Scanagata, scusi. Sì? Me lo può passare, grazie. Vabbè, ti lo passo. Grazie. Sì, pronto? Francesco, devi chiamare in ditta. Vabbè, più tardi, cosa c'è? No, c'è il tecnico del computer e ha bisogno di te perché noi non sappiamo. Va bene. Non so, no, siccome è passato, non ti ha avvertito e... Va bene. Dopo. Va bene. Anche Francesco è stato raggiunto ciao. Dagli impegni, sì, dagli impegni state... operativi di ciao, lavoro ciao, qui in radio. Era una chiamata di servizio. No, io volevo dire questo. Io ho concluso il ciclo storico, il ciclo della liberazione, cioè il ciclo di trasmissioni che va dall'800 al 1789. Da giovedì prossimo apriremo un altro ciclo che è il ciclo del paganesimo. Prenderò un certo numero di paganesimi e li analizzerò in modo che tutti quanti possano capire che cos'è il paganesimo, perché ho avuto delle proteste. Sì, ecco, sull'argomento appunto, prosegui pure. Sì, ho avuto delle proteste, specie dall'amica Roberta di Vicenza che mi diceva sì, d'accordo, io ti ascolto, io sono anticlericale, tu mi sembri anticlericale, però non ho ancora capito cos'è il paganesimo. Allora, siccome io pensavo di essere già stato molto chiaro precedentemente, riprenderò, farò un ciclo di trasmissione, prenderò dei piccoli paganesimi di cui si può parlare, chiaramente non prenderò né quello greco né quello romano né quello egiziano, cioè non prenderò i grandi paganesimi, prenderò dei paganesimi ridotti di cui si possa parlare dell'insieme del paganesimo. Mi basta pensare che ad esempio in Lituania, che è considerato un paese dell'est cattolico, nello scorso anno, ad esempio, è stata riammessa il culto dell'antica religione. E parlerò anche del paganesimo lituano. E basta pensare che, ad esempio, anche in Islanda, ad esempio, l'Islanda, il paganesimo è religione ufficiale dal 63. Basta pensare che, ad esempio, in Gran Bretagna, anche i giorni nostri, in certe condizioni il paganesimo è ammesso come culto. Ad esempio, cioè nelle caserme, nelle case, negli ospedali, è ammesso il culto pagano. Cioè, il che significa che non solo in Oriente o in India, in Giappone, esiste un culto ufficiale organizzato e ammesso di paganesimo, ma esiste anche una forma anche appunto pagana attualmente. Cioè, difatti, appunto, in Lituania c'è una fortissima ripresa del culto pagano e addirittura la comunità pagana sta riconosciuta dallo Stato ed è appunto una religione che svolge la sua attività pubblicamente con l'approvazione dello Stato, come succede in Islanda dal 63. Cioè, proprio per dire che non solo in paesi fuori dall'ambito europeo esiste. Cioè, buongiorno. Buongiorno. Stavo ascoltandovi. Mi dica. Siamo andati del tu, vero Claudio? Sì. Era solo una domanda. Vi seguo non sempre perché purtroppo il lavoro mi porta un po' in giro, però quando posso mi sintonizzo. Parlavate prima del discorso di paganesimo e parlavate prima di Cesare Beccaria. Sì. Penso voi sappiate che Cesare Beccaria si considera, a parte il fatto di essere il nonno di Alessandro Manzoni, si considerava che fosse un massone fra virgolette, no? Sì, può essere. Cioè, no, più che un massone, un continuatore dell'eredità dei Templari. Può essere. Ecco. Volevo sapere se secondo voi era anche si poteva considerare poi paganesimo, diciamo così, la deviazione templare che poi come sapete è stata perseguitata sia dal Papa che da Re Filippo il Bello, no? Va bene. Era solo così per un'idea, perché sì. Il concetto che voi davate anche di paganesimo, che mi sembra abbastanza importante, che ne dà lo stacco proprio